Un saluto a Petite e benvenuto sui Music Fan. Ciao. Ciao, buongiorno, grazie dell'invito. Guarda, innanzitutto è un piacere trovarti, ma la prima domanda è più che altro una curiosità. Come sono state queste prime settimane fuori da amici? Settimane di fuoco, molto, molto impegnato. Ovviamente stare lì tanto tempo, uscire è un po' strano. Io mi devo ancora realizzare e mi devo ancora abituare. Assolutamente. Però è bellissimo, è bellissimo vedere tutta quella gente che sta lì per una foto, per un autografo. È bellissimo sentire cantare le mie canzoni. È bellissimo conoscere proprio le persone che mi supportano. È uscito comunque il tuo primo EP, ma cosa rappresenta nel tuo percorso artistico? Il primo EP è il primo progetto importantissimo. Personalmente il mio primo EP è l'inizio, quindi dà inizio a quello che voglio fare, al sound che voglio portare. E c'è un po' di tutto, c'è un po' di francese, c'è un po' di napoletano, c'è un po' di italiano, quindi rappresenta appieno me. Certo, hai proprio parlato della tua origine francese e napoletana, ma quanto, diciamo, questo melting pot anche culturale ha contato nella tua formazione musicale? Tanto, 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 da quando sono entrato ad Amici, io prima usavo poco, sfruttavo poco queste mie fonti, diciamo, che ho. E poi lì dentro mi sono non ho avuto paura, non ho avuto paura e mi sono messo in gioco per vedere, diciamo, come scrivessi, come venisse il mix tra le lingue. E quindi molto, molto bene, sono contento che riesco, diciamo, a mescolare tutto. Ma musicalmente parlando, in cosa ti senti francese e in cosa ti senti napoletano? Ma è molto mix. Allora, nel francese forse il sound francese e la melodia proprio di Top Line napoletana. Assolutamente, in effetti ci può stare. Hai dichiarato, oggi ho imparato a conoscermi, ma qual è stato il ruolo della musica in questo percorso di consapevolezza? Sì. Beh, la musica ha avuto un ruolo molto importante. Molto importante, ho imparato a conoscermi proprio quello che ti dicevo prima, proprio lo scrivere, il cantare in diverse lingue che prima non lo facevo. Quindi per questo ho imparato a conoscermi, mi sono messo in gioco e mi diverto a mischiare tutto, perché è parte di me, è nel mio sangue e niente, è bello. Ma tra l'altro credo che un'esperienza come quella di Amici possa anche farti riflettere su quella che è l'idea della condivisione musicale. Oggi per te quanto è importante condividere la tua musica anche con altri artisti, prima poi di poterti confrontare con il pubblico? È importantissimo, importantissimo perché l'obiettivo è quello di che le persone si rispecchino nella mia musica. Quella è la cosa più bella proprio. Emozionare le persone, coinvolgerle, magari in alcune situazioni che scrivo, loro hanno vissuto quelle situazioni, appunto. Quindi è bello condividere la mia musica e quello è proprio l'obiettivo. Certo, tra l'altro quello che mi colpisce di questo dell'EP è che io ci trovo davvero tante sfumature musicali, ci trovo veramente come se fosse una raccolta quasi, proprio perché c'è un po' tutto, ma c'è un Sì. brano che consideri il manifesto del tuo essere oggi? Sai, non ti riesco a trovare un brano. In questo momento, l'ho già detto, per come sto io, Mamma Mia,
è proprio il mio momento, diciamo. Sono Certo. molto felice, sono molto felice e comunque il mio umore dipende anche da quello che ho scritto, si vede in quello che ho scritto come sto. Quindi sono felice di quello che sta accadendo, quindi ti direi mamma mia, però c'è tutte, perché tutte hanno una storia diversa, anche tornerai, Guaglio, che fai, Ferishimi e Brooklyn, no, tutte, non ti saprei dire. In questo momento però mamma mia è proprio, mi Sì, rispecchia. è la È fotografia, diciamo che è la la fotografia, fotografia, ci sì. può stare. Diciamo che hai già avuto modo di incontrare anche il pubblico, grazie appunto ai vari appuntamenti store. Quali sono appunto le parole che più ti hanno colpito? Anche perché rimanendo appunto così tanto al di fuori di una dimensione, tra virgolette, normale come quella di Amici, qual è stato appunto il ritorno alla realtà? Come ti hanno accolto? No, mi hanno accolto benissimo, mi hanno accolto benissimo, mi hanno dato tutti, veramente tutte le persone, grandissimo amore e io cerco di restituire per quello che posso. E niente, dicono delle cose bellissime, dicono alcune persone che comunque si emozionano tanto con la mia musica. E altre persone che proprio sono attaccate alla persona, sono attaccate alla persona e vogliono bene alla persona, appunto, oltre che alla musica. Quindi quella è la cosa più bella. Quella è la cosa più bella. Hanno visto, secondo me, tanta, tanta verità e hanno visto il ragazzo che comunque non è sempre lavorato e secondo me è bello vedere una mamma che veramente ti dice se è il figlio che vorrei avere. Quindi quella è la cosa più bella. Ma tornando alla musica, qual è l'aspetto della tua musica che oggi ti rende particolarmente orgoglioso? L'aspetto della musica che mi rende orgoglioso è aver reso orgogliosi i miei genitori. Certo, Aver reso certo. orgogliosi i miei genitori e emozionare le persone. Certo, ma diciamo che ti aspettavi di rendere orgogliosi i genitori e le persone che appunto hanno fin da subito creduto in te. No, non me l'aspettavo, però ci ho creduto, poi piano piano vedere i miei genitori così felici era proprio un motivo per fare sempre di più. Certo, sui social al termine di Amici hai scritto: oggi sono pronto a dare il meglio. Quindi, se dovessimo incontrarci fra un anno, quale traguardo vorresti aver raggiunto? Non lo so, io l'obiettivo è quello di vivere di questo, quindi passo dopo passo ne mi concentro su questo, però arrivare un anno, tra un anno che sono felice di quello che ho fatto, che sono felice io in primis, proprio personalmente, quella è la cosa più importante. Molto bene, senti, io non posso che ringraziarti, ti auguro buona musica Grazie a te. e speriamo di vederci presto anche dal vivo. Assolutamente, grazie. Grazie mille.